Quando ci sentiamo un po' gonfi, intossicati e vogliamo fare una depurazione casalinga senza rischi, possiamo seguire un programma codificato dall'Ayurveda. Infatti, la pulizia ayurvedica fatta in casa ripristina l'equilibrio naturale di corpo, mente ed energia e porta un senso di leggerezza, chiarezza e vitalità. Come dico sempre, l'importante è seguire un programma facile che non genera stress perché è troppo complicato, che permette di continuare le proprie attività quotidiane perché non chiede cambiamenti troppo drastici e faticosi. Vediamo allora insieme come procedere. Come fare un detox ayurvedico in casa? Il programma classico di depurazione del corpo, secondo l'Ayurveda, si chiama Panchakarma e significa letteralmente le 5 azioni. Si riferisce a 5 tipi di detox che si possono fare per eliminare le scorie accumulate nel corpo e per pulire gli organi dedicati alla depurazione. Secondo la scienza ayurvedica, il corpo non va pulito solo esternamente, ma anche e soprattutto all'interno per liberarlo da scorie e accumuli tossinici. E il Panchakarma è la via più diretta per liberarsi dalle tossine, pulendo soprattutto lo stomaco e l'intestino che si riempiono di impurità. In questo video imparerai come fare un Panchakarma completo fatto in casa. Dura 5 giorni ed è un percorso graduale che libera il corpo dalle tossine in modo dolce e sostenibile, senza stress per l'organismo. Vediamo come procedere. Prima di tutto, in questi giorni segui sempre un'alimentazione a base di riso basmati condito con olio di sesamo, proteine magre e verdure condite con spezie come zenzero, coriandolo e cardamomo. Niente zuccheri, caffè, né carne rossa e formaggio. Se hai voglia di dolce, puoi mangiare della frutta fresca subito dopo il pasto o come spuntino. Primo giorno. Alla sera prepara l'ambiente con candeline agli oli essenziali e fai un automassaggio su tutto il corpo con olio di sesamo puro. Fai movimenti lenti e molto accurati, coprendo ogni centimetro di pelle con accarezzamenti circolari, con la mano ben aderente alla pelle. Fai seguire da 20 minuti di relax e un bagno caldo prima di dormire. In Ayurveda, l'oleazione di tutto il corpo è importante per preparare l'organismo. Lo rinforza, lo riequilibra e lo predispone a liberarsi meglio delle scorie. Secondo giorno. Sempre di sera, oltre all'automassaggio, ai 20 minuti di relax e al bagno caldo, aggiungi una tisana depurativa a base di erbe amare prima di dormire per aiutare il corpo a eliminare le scorie dell'intestino che sono le più grossolane e le prime che devono lasciare il corpo in un regime di depurazione. Terzo giorno. È il momento di favorire ancora di più la pulizia delle scorie intestinali con la pratica del clistere a base di semplice acqua tiepida da fare alla sera. Nel libro ho spiegato bene come farlo, ora metti in pratica. Fai seguire 20 minuti di relax, poi automassaggio e un bagno caldo. Quarto giorno. Ripeti il clistere, ma all'acqua tiepida aggiungi questi ingredienti: un cucchiaino di sale integrale, un cucchiaio di olio di sesamo. Fai seguire sempre da 20 minuti di relax, automassaggio, bagno caldo. Quinto giorno, ancora clistere, coraggio, ma questa volta con 3 quarti di acqua tiepida e un quarto di olio di sesamo. Poi un'ora di relax, automassaggio, bagno caldo. Ora il tuo intestino è decisamente più pulito e il corpo alleggerito. La pelle sarà più pura, gli occhi più limpidi e luminosi, sicuramente. In più, ogni giorno di questo periodo, alla mattina quando lavi il viso, metti le mani a coppa, riempile di acqua tiepida e aspira l'acqua dalle narici. Poi buttala fuori sempre dalle narici, come soffiando il naso. Prima fallo con entrambe le narici, poi una narice alla volta. Questa abitudine è ottima per le vie respiratorie e contro le allergie. Bene, tutta questa procedura puoi farla ogni cambio di stagione, 4 volte l'anno.
All'inizio ti può sembrare complicato, ma più ti eserciti, più diventerà easy e non potrai più fare a meno del tuo periodo di depurazione. Questo programma è sicuro per le persone sane che stanno bene, ma va evitato. Ci sono alcune controindicazioni molto semplici: se sei incinta, se sei anemica, se sei debilitata o se sei particolarmente debole. Se la fai periodicamente, per esempio ogni 3 mesi, ogni cambio di stagione, questa depurazione ti aiuterà anche ad aumentare la consapevolezza di te, del tuo corpo, l'autostima e l'amore per te stesso. Man mano che il tuo corpo e la tua mente si depurano, si disintossicano, si liberano dalle tossine, anche la tua vita diventa più chiara e più leggera. Del resto, l'Ayurveda è proprio questo, la scienza che conduce a una vita sana, lunga e felice.